Allora ragazzi, io no, prima di iniziare a parlare di alcune notizie che stanno uscendo anche in uscita, diciamo, stanno uscendo anche in uscita, vabbè, e parlano di Gallo, però prima voglio fare un appunto, no? Allora, leggo nei commenti un sacco di mugugni proprio, cioè negatività. Io non penso che il Lecce stia andando a rilento sul mercato, no? Non penso. Il Lecce sta acquistando i giocatori e i giocatori hanno già firmato per il Lecce, molti giocatori hanno già firmato per il Lecce. Il problema è che magari abbiamo cominciato un po' troppo presto e allora qualcuno si dimentica e pensa che il Lecce non stia facendo mercato. Il Lecce sta facendo mercato e lo sta facendo bene, per me lo sta facendo bene. Quindi quando io leggo un commento, sì, ma per ora il Lecce lo vedo in ultima fila, io già da lì, no, dico vabbè, non te lo guardare il Lecce, perché sennò poi ci rimani male e ti rovini le giornate, non te lo guardare. Io sono proprio del parere contrario, non che sono in disaccordo un poco, no, sono proprio del parere contrario. Il Lecce ha fatto quest'anno, sta facendo, perché siamo al 27 luglio oggi, se non sbaglio 27 luglio, manca un mese e 5 giorni alla fine del calciomercato. E il Lecce ha fatto un sacco di acquisti. Una cosa avevo chiesto l'anno scorso, avevo detto sì, però mi raccomando, il portiere di riserva, che sia un portiere all'altezza. E ci hanno preso il portiere che avete visto tutti, no? Come si è presentato contro Icardi, cioè con il Galatasaray è entrato nel secondo tempo. Una potenza davvero. Cioè, se un giorno Falcone dovesse avere un mal di denti, noi neanche ce ne accorgeremmo quest'anno. Ok, se l'anno scorso sudavamo freddo perché c'era Brancolini, quest'anno noi neanche ce ne accorgiamo se Falcone ha un mal di denti. Va bene? Dorgu. Stanno cercando in tutti i modi di portarcelo via con le noccioline. La nostra società è ferma, dice questo è il prezzo, lo volete? Questo è il prezzo. Gallo, e adesso ci arriviamo su Gallo. Arriva da Roma, 4 milioni, no? Tanti giorni che poi mi scrivono i romanisti, la Roma sta facendo un supermercato, sta spendendo 30 per questo, 20 per questo, ho capito, 10 per Gallo ce l'avete, non ce l'avete, allora non mi rompete, Corvino vuole 10 e con 10 ve lo portate via, altrimenti rimane qua. E Tete Molente, Gaspar. E guardate, adesso neanche mi stanno venendo tutti, però capite ragazzi, il Lecce, il mercato già l'ha fatto bello sostanzioso e non è finita. Ah, il nostro Marci Whisky, che vi ho detto, guardate ragazzi, se questo Marci Whisky qua fa la metà delle giocate e dei gol che gli ho visto fare in 7 minuti di video che ha messo solo Lecce, quello già a gennaio ce lo richiedono i più grandi club europei, già a gennaio, perché quello è una potenza ragazzi, è una potenza. Io magari no, posso sembrare anche un poco troppo ottimista, perché io sono sempre ottimista di natura, oltre che nel calcio sono ottimista di natura, però ragazzi proprio quest'anno c'è da essere ottimisti, perché se io mi ritrovo a 40 giorni e dalla chiusura del mercato con un mercato, diciamo, no? con dei giocatori arrivati forti, io già mi sento sicuro, tranquillo. Non dico che ci salviamo alla 20ª giornata o alla 19ª giornata nel girone d'andata, non sto dicendo questo, sto solo dicendo che vista la qualità della Serie A di quest'anno, il Lecce si sta muovendo bene. E questa cosa Sticchi Damiani la sa, Corvino la sa, lo dicono sempre, dicono quest'anno il campionato sarà più tosto, perché ci sono squadre come il Como, che l'altro giorno ha fatto 3 gol al Cagliari, non so se sapete, Cagliari, Como 1-3, che sono davvero forti, cioè quindi noi non giocheremo contro Frosinone, cioè magari ci sarà l'Empoli che
diciamo, ai nastri di partenza lo vedo messo un po' peggio di tutto. Per ora, ragazzi, per ora, perché mancano 40 giorni, ripeto. Allora, se dovete essere negativi, non guardatele, cioè non state lì a guardare il mercato del Lecce, lasciate perdere, e a fine mercato poi tirerete le somme, per ora lasciate perdere. Perché davvero, ragazzi, cioè, essere negativi oggi non ha senso, non ha senso, ma soprattutto dopo il mercato, ripeto, che ha fatto il Lecce oggi. Allora, passiamo, leggo su Calcio Lecce, no? Io capisco che bisogna riempire il sito di notizie, quindi ogni tanto bisogna scrivere pure qualche fesseria se non ci sono notizie. Però andare a scrivere, no? L'imbarazzo del Lecce per Dorgu e Gallo, no, la presenza di Dorgu e Gallo sulla fascia sinistra mette in imbarazzo il Lecce, come se, essendo tutti e due buoni giocatori, se li lasciamo tutti e due nel Lecce, creiamo imbarazzo fra tutti e due, no? Non si sa chi è il titolare, la riserva. Allora, non scrivete stronzate, non scrivete stronzate. Prima di tutto, io ancora non mi faccio capace che l'anno prossimo dobbiamo giocare con questo 4-2-3-1 con una sola punta. Io giocherei sinceramente con il 4-4-2, metterei Gallo e Dorgu sulla fascia sinistra, e poi c'è sempre un morente che ti può giocare al po', cioè se uno dei due non c'è, oppure la sostituzione, c'è sempre Morente che può giocare a sinistra, perché Morente può giocare sia a sinistra che a destra. Quindi non scrivete stronzate, cioè, davvero in imbarazzo, perché abbiamo, e non ringraziamo Dio, abbiamo Gallo e Dorgu sulla fascia che possono fare più ruoli, più ruoli. Davvero, non scrivete stronzate, perché poi le persone ci credono, ci credono. Gallo e Dorgu sono un lusso. Avere sia Gallo che Dorgu in squadra è un lusso, va bene? Io giocherei col 4-4-2 e metterei il polacco, il nostro Marcin Wiski, accanto, diciamo, una mezza punta che gira intorno a Kristovic, e vedere che cosa ne esce. Comunque, vabbè, quelli sono fatti di Gotti. Gallo, arriviamo a Gallo. Richiesta del Torino di Gallo, vi ho detto l'altro giorno, è proprio una richiesta di Vanoli, dell'allenatore del Torino, è pazzo di Gallo, Vanoli. Chiede Gallo, ed è arrivata la prima offerta seria, che a me fa un attimo preoccupare, del Torino, 7 milioni più un giocatore, Ginetis, un ragazzino di 19 anni, di 20 anni, che già ha fatto 16 presenze l'anno scorso in Serie A. Quindi non è che stiamo parlando di un ragazzino da scoprire, è uno già che ha assaggiato la Serie A. Però, ragazzi, ricordiamoci che parliamo di Gallo. Quindi già, se il Torino parte da una valutazione di 7 milioni più Ginetis, vuol dire che se Corvino dovesse chiedere 1,5 milioni, 2 milioni in più, magari l'accordo si trova pure, perché proprio è Vanoli che lo vuole. E io sto cominciando ad avere paura, perché per me, sapete come la penso? Gallo, cioè, io farei rimanere tutti, quelli che ci sono li farei rimanere tutti. Poi, ragazzi, se Gallo va via, lo sostituiremo con qualcuno. Però dividere la coppia Gallo-Dorgu sulla fascia, per me è una pazzia.